la 153 è una delibera importante perché pone un nuovo ruolo per lo sportello, un ruolo forte, significativo, addirittura la possibilità di intervenire in automatico senza necessità che il cliente finale ci attivi, ma direttamente sul comportamento dell'esercente, facendo una verifica sul comportamento dell'esercente e potendo addirittura chiedere all'esercente di attivare certe azioni. Questa è una vera e propria rivoluzione copernicana, proprio perché normalmente lo sportello agisce su input del cliente finale, ma non solo del cliente finale, anche le associazioni possono rivolgersi allo sportello rappresentando uno o più interessi dei clienti finali, e in questo modo è possibile per le associazioni ma anche per i clienti avere accesso a delle informazioni che nel caso dei contratti non richiesti sono vitali. Pensiamo ai contratti non richiesti, ad esempio, su cui non si sappia chi sia il fornitore, il cosiddetto fornitore ignoto. Ecco, in questi casi lo sportello può sicuramente fornire un supporto, perché può rivolgersi al distributore e chiedere chi è il fornitore attuale, chi era il fornitore precedente, la data in cui è avvenuto questo switching non voluto, e quindi fornire poi al cliente finale o all'associazione esattamente l'informazione di cui aveva bisogno per valutare appunto la propria posizione e le eventuali azioni a seguire.